Diciamo che chiudiamo con due sconfitte perché avevamo perso in casa anche contro il Palermo. Sottolineo questo aspetto perché inevitabilmente in questa gara ha fatto la differenza anche una condizione mentale diversa delle due squadre. Il Sud Tirol è stato sulla corda sino alla scorsa settimana per vincere il campionato, il Bari da un mese ha vinto e inevitabilmente tutti questi festeggiamenti hanno tolto qualcosa sul piano del mordente, sul piano della proprio continuità fisica alla squadra, perché oggi ci sono dei momenti anche discreti, il Bari a tratti ha giocato anche un buon calcio nel primo tempo, ha meritato anche il vantaggio, però nel secondo tempo ha subito pesantemente il Sud Tirol, che è sembrato più forte sul piano atletico e ci ha messo in difficoltà, insomma non dimentichiamo che hanno colpito anche dei legni, insomma credo che il successo del Sud Tirol sia tutto sommato meritato perché hanno avuto più occasioni importanti. Il Bari, ripeto, nel primo tempo non mi è dispiaciuto, anzi ha giocato un buon primo tempo, abbiamo segnato un gran gol con De Rico e poi abbiamo avuto una reazione soltanto dopo aver subito il 2-1 del Sud Tirol. Diciamo che nel secondo tempo la squadra è stata poco presente perché a mio avviso sul piano mentale e fisico paghi il fatto che da un mese sei già in Serie B.